Mario Nieddu, primo impegno da nuovo presidente della Rotary Club Alghero, subito un, un impegno istituzionale, visto che arriva ad Alghero il presidente della Rotary International. Sì, effettivamente è un impegno gravoso proprio dall'inizio, però è un impegno veramente piacevole. E in 112 anni della vita del, del Rotary. Non era mai successo che un presidente internazionale visitasse la Sardegna, quindi questo effettivamente è già eccezionale e come usa dire nel suo motto il. Prisley, il presidente internazionale, il Rotary fa la differenza, anche in questo caso ha saputo fare la differenza. Quindi, per noi, indubbiamente è un onore e penso che potremo accoglierlo al meglio. Oggi, tra l'altro, la municipalità di Alghero ha dato il suo, suo assenso, penso che sia una giornata e un incontro interessantissimo. Riley che ha visitato Stintino, ha visitato Sassari nella giornata di ieri, sta vedendo il nord Sardegna. Cosa il nord Sardegna può fare per il Rotary? Ma, e, intanto ha visitato molti club del nord Sardegna e oggi è qui ad Alghero. Senz'altro in questi anni il distretto 2080 a cui appartiene la Sardegna ha fatto tantissimo nel perseguire gli obiettivi che Rotary International si è dato. Vediamo, per esempio, l'eradicazione della polio che ha avuto un successo incredibile, a tal punto che un benefattore come Bill Gates e la sua fondazione ha donato alcuni milioni di euro proprio per continuare ad eradicare perché crede nel Rotary, crede nella solidarietà totale che non è, non è un fare la carità, ma è una solidarietà che cambia le vite delle persone, che può incidere sulla qualità delle vite delle persone. E questo tutti i club del Distretto 2080, ma noi in particolar modo, Alghero tra l'altro, nel distretto, con tantissimi club, nel distretto è uno dei maggiori contribuenti. Per quanto riguarda proprio specialmente l'eradicazione della polio e poi ovviamente per altri progetti come scavare alcuni pozzi in villaggi sperduti dell'Africa e così via. Eh, io sono il presidente incoming del Rotary Club di Alghero, sono molto contenta di essere qua. Per questa giornata particolare, perché sono 110 anni che un presidente internazionale non visita Alghero e poi sono particolarmente contenta perché è un presidente è australiano e io ho una figlia che abita in Australia, quindi è proprio e che ha da poco preso anche la cittadinanza australiana. Quindi direi che insomma c'è tutto. L'amministrazione comunale riceve oggi il presidente internazionale del Rotterdam con una grande attenzione. Il Grote è un club, service, un club service importante che riunisce 1.200.000 persone in tutto il mondo, quindi questa visita istituzionale ci è particolarmente gradita perché è un presidente internazionale, oltre a essere ricevuto dal Comune di Alghero, quindi dall'amministrazione comunale, dal sindaco e dagli amministratori. ...viene ricevuto dalle massime autorità dello Stato e della Chiesa italiana... ...quindi veramente è una, una visita graditissima per una città... ...che merita queste visite istituzionali importanti. Salvina Deiana, governatore del distretto 2080... ...un grande onore per la Sardegna, per la prima volta... ...un presidente della Rotary International arriva nell'isola. Sì, un grande onore... Perché è la prima volta che succede in 113 anni di rotari della nostra organizzazione. Per me è un'emozione particolare, ma credo di poter interpretare il pensiero in particolare di tutti i Sardi. Con il Presidente avete visto diversi rotari in questi giorni, siete stati a Stintino, Sassari, Ora d'Alghero. Qual è la situazione dei rotari nel Nord Sardegna? È una situazione piacevolissima, ottima. Il Rotary gode di ottima salute. I club Rotary del nord Sardegna, non perché siano diversi dagli altri, ma mi permetto di dire che in tutta la Sardegna forse noi abbiamo un modo di fare Rotary che è più ancorato ai rapporti personali. Eh, forse in questo siamo facilitati eh, dal, dalle, anche dalle piccole dimensioni dei nostri club. Nonostante il suo distretto prenda territori completamente diversi perché nel suo caso c'è Sardegna ma per esempio c'è anche Lazio. Certo, il distretto 2080 è costituito dalla Sardegna, dal Lazio che comprende anche la città di Roma che da sola conta 32 club, cioè più di quanti ne abbia la Sardegna ed il Lazio, ognuno per la propria parte. I club in totale sono 90 in tutto il distretto e appunto a Roma in questo senso la fa da padrone ma questa è la legge dei numeri. Buongiorno, abbiamo la presenza del presidente del Rotary International, Ian Rasley, in visita ufficiale alla città di Alghero. Gli chiediamo come il Rotary fa la differenza nel mondo e come il Rotary Club di Alghero pensa che possa fare la differenza in questa città. Buongiorno Mr. President, è pleasure for us to view here in Alghero. How Rotary can make a difference, Our local Rotary can make a difference in rapporto con la città. Uh, Buongiorno Pier Giorgio, thank you for your hot welcome here in El Gero. Uh, Rotary makes a difference everywhere including here in El Gero, by staying close to their community and Rotary here works very closely with the municipality and the city to make a difference in all sorts of ways. Il Rotary fa la differenza in uh, tutto il mondo e il Rotary fa la differenza senz'altro anche qua ad Alghero, dove c'è un uh, rapporto molto concreto nei confronti uh, della municipalità. Il Rotary uh, uh, ora uh, 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 va uh, a guardare l'ambiente, grazie ai vostri sforzi. Cosa pensate che possiamo fare localmente per avere una soluzione migliore per l'ambiente? The environment is very important to all of us, including here in El Gero, and uh, we need to make sure that the people care for the planet on which we live and on which we all depend. Rotary can make a difference there by bringing this to the attention of people. Il Rotary deve dedicare appunto, molta attenzione all'ambiente, non soltanto qua ad Alghero, ma anche eh, nel mondo, questo per avere un futuro, poter dare un futuro migliore al mondo. Grazie mille.